solo. Buongiorno amici della Pumania, nuovo appuntamento live dalla sede di Alpe Invest SPA a Tavagnacco. Quest'oggi per presentare l'ultimo acquisto in casa bianconera, Diego Monaldi, al quale do subito il benvenuto. Buongiorno Diego. Buongiorno a voi, grazie a tutti. Come di consueto è con noi anche il direttore tecnico dell'area sportiva, Alberto Martelossi. Buongiorno Alberto. Ciao Barbara, grazie, buongiorno a tutti. Noi abbiamo già visto in quattro gare in azione Diego. Alberto, partiamo subito dalle motivazioni che hanno spinto la società bianconera a puntare su questo playmaker di grande esperienza. Ma diciamo che dopo aver verificato le manchevolezze della squadra in base a quella che poi era stata la campagna acquisti estiva, abbiamo individuato due fattori molto importanti che erano proprio il playmaking sostanzialmente puro, definiamolo così, nell'ambito della squadra e comunque anche una certa personalità in quel ruolo lì. E quindi diciamo è stato tra virgolette facile individuare in Diego la persona giusta, perché di quelli dei giocatori potenzialmente disponibili ovviamente era nettamente il migliore del lotto. Abbiamo chiaramente avuto la pazienza giusta di aspettare il momento in cui si potesse poi verificare una possibilità di interessamento di lavoro proprio proficuo con Scafati, che tra parentesi tendo anche a ringraziare, ecco, per l'utilità del trade che abbiamo sostanzialmente realizzato anche con l'uscita poi di Fabio Mian, ecco, e quindi ringrazio Scafati, ringrazio Nello Longobardi con cui siamo sempre in ottimi rapporti per l'efficacia dell'operazione, e credo che poi abbiamo accontentato un po' i vari ambiti, quindi sia quelli tecnici dei club e soprattutto quelli dei giocatori, come nel caso di Diego, che presumibilmente cercava una sfida nuova. Lo dirà lui certamente, cercava una sfida nuova, una sfida interessante, una sfida di nuovo per provare a stare ai piani alti di una classe, di un campionato come quello di A2. E ne approfitto anche per salutare tutti i colleghi che sono presenti in sala in questa conferenza stampa di presentazione e tutti coloro che sono collegati attraverso la nostra pagina Facebook APU Udine, il nostro canale YouTube APU Udine TV. Diego, dicevamo, già quattro apparizioni in bianco-nero contro Sansevero, Chiusi, Cento e Rimini. Ti abbiamo già visto in azione, ma quali sono le tue primissime sensazioni con la maglia friulana? Sicuramente essere qui per me è un estremo piacere. Io appena ho ricevuto l'offerta sono stato estremamente contento, e appunto quello che diceva Alberto è vero, nel senso che per me avere una nuova sfida, una sfida molto importante, un obiettivo che una società come questa ha da tempo e che ha insomma sfiorato diverse volte, per me appunto abbracciare questa sfida mi rende molto contento. E abbiamo appunto disputato quattro sfide non facili, perché appunto la squadra tra virgolette ha inserito due nuovi giocatori, quindi trovare la chimica di squadra non è stato facile, però piano piano stiamo lavorando appunto per cercare di farlo nel miglior modo possibile. Inserirsi un po' è sempre complicato per ogni atleta, forse lo è ancora di più per un playmaker che è chiamato chiaramente a dare ordine, tempo e spazio soprattutto ai compagni di squadra. Come sta procedendo il tuo inserimento nei meccanismi? Ma benissimo, perché i compagni di squadra sono stupendi, oltre a essere tutti bravi ragazzi sono appunto dei professionisti, perché io fin da subito mi sono trovato bene, anche la società mi ha fatto subito sentire a mio agio, e quindi per me è stato molto facile ambientarmi il prima possibile. Stiamo lavorando ormai da un mese e io sinceramente mi sto trovando bene,
e penso che comunque stiamo facendo dei passi in avanti per quanto riguarda appunto la squadra. Con coach Carlo Finetti c'è un rapporto tra l'altro che vi lega fine da più di qualche anno prima che tu arrivassi a Udine. Che cosa ti sta chiedendo in particolare? Ma sicuramente cercare di gestire i momenti difficili della partita, ovvero penso che siamo una squadra molto talentuosa e sappiamo di esserlo, e quindi spesso ci capita di ritrovarci in situazioni dove cioè dobbiamo sapere quello che dobbiamo fare e da chi dobbiamo andare, quindi sicuramente questo è uno dei miei obiettivi e anche quello di Carlo, infatti sto appunto cercando di fare tutto ciò che serve per la squadra. A parte la sconfitta a 100, abbiamo fatto delle gare buone, molto importanti, che non erano facili, e siamo stati bravi comunque a mantenere sempre la concentrazione e a cercare appunto di uscire sempre nel modo migliore nei momenti di difficoltà, e l'abbiamo fatto. Cammino ancora molto lungo in campionato per la PU All West Udine. Ricordiamo che la regular season terminerà il 26 marzo, dal 2 aprile poi comincerà la fase orologio, dal 13-14 maggio inizieranno i playoff. E sono stagioni impegnative. Tu nelle tue precedenti esperienze sei riuscito a raggiungere il grande traguardo sia con la maglia di Gevi Napoli che con la maglia di Givova Scafati. Volevo chiederti che differenze ci sono state nei due percorsi e se la PU ti ricorda una delle due situazioni che hai già vissuto in questo momento. Io penso che ogni situazione, ogni anno, ogni stagione sia comunque differente dall'altra. La differenza sostanziale tra la promozione di Napoli e quella di Scafati è che a Napoli comunque era stata costruita fin da subito una squadra per un certo tipo di obiettivo. Quindi il percorso è stato non facile, ma appunto lavorando siamo riusciti pian piano a stare tutti insieme, a formare una bella chimica di squadra che poi ci ha permesso di riuscire a raggiungere appunto diversi obiettivi. La promozione con Scafati, inizialmente la squadra diciamo che non era stata costruita con lo stesso intento di Napoli, quindi siamo stati bravi, sia la società che comunque tutti i ragazzi con l'allenatore, a costruire una squadra che fin da subito si è trovata molto bene insieme, quindi penso che questo ha fatto tanto la differenza l'anno scorso. Sì, quella, la chimica di gruppo alle volte è anche superiore poi a quelle che possono essere le qualità tecniche per raggiungere traguardi così importanti. Io chiederei ai colleghi presenti se hanno qualche domanda, qualche curiosità da rivolgere a Diego. Stefano Pontoni, tuttoudinese.it. Tanto benvenuto. Due Grazie. Cose. Sei arrivato in un momento in cui comunque di difficoltà. Da fuori i primi giorni cosa hai capito, cioè che sensazione hai avuto, soprattutto su cosa non andava, e poi la seconda sulla partita di domenica, che si va al Paladozzo a affrontare la Fortitudo che ha perso l'ultimo turno contro Cividale. È una partita un po' spartiacque per voi nel percorso di crescita? Ti rispondo alla prima domanda, ma sinceramente non è che c'è qualcosa che non andava. È ovvio che all'interno della squadra, di qualsiasi squadra, e così riesco a risponderti anche alla seconda domanda, ci vuole tempo, nel senso che a maggior ragione quando vengono presi magari dei nuovi giocatori, ci vuole tempo per lavorare, e serve tempo perché questo fa sì e ovviamente aiuta a creare quella chimica che poi a lungo andare fa la differenza, perché io ne sono estremamente convinto. Quindi io penso che noi dobbiamo ragionare partita per partita senza
essere senza pensare troppo, ecco, al domani. Noi ogni gara dobbiamo appunto affrontarla come se fosse l'ultima. Poi alla fine della regular season si tira una linea e inizia la parte più bella, ecco, quella più importante. Però è ovvio che se uno dovesse ragionare in questa maniera, sono convinto che abbiamo tante possibilità di toglierci belle soddisfazioni. Sentiamo anche tutti coloro che sono connessi, cominciano ad arrivare anche i primi commenti da casa. Grande Diego, dice Samuele. Pier Giorgio ti chiede qual è il segreto per arrivare fino in fondo nel modo giusto. Mi sembra che la risposta un po' l'abbiamo data proprio su quest'ultima tua risposta. Sì, diciamo che un segreto non c'è. L'unico segreto è quello di stare in palestra e di lavorare nel miglior modo possibile, che è quello che stiamo facendo. E non ci sono segreti. Questo penso che ogni risultato comunque è frutto cioè del lavoro che fa in palestra e di tutto quello che crei insieme ai tuoi compagni. Vito Sutto del paese tuttoudinese.it. Sì. Io mi sto chiedendo, vorrei chiedere a Diego, qual è la percezione dell'ambiente, del basket, dei tuoi colleghi nei confronti di una chiamata di Udine? Cioè, quando Udine, quando ha più chiama, un atleta del vostro, del tuo livello, come può rispondere? Dicendo, ma insomma, poteva andare meglio? Oppure, qual è, ecco, l'atteggiamento di fronte al quale si trova? Anche un atteggiamento un po' psicologico, perché comunque il Nord-Est è ancora un po' periferia dell'impero nella percezione italiana. Ma quando c'è, almeno posso parlare personalmente, ma anche per tantissimi colleghi, io sono convinto che quando un giocatore riceve una chiamata di una società come questa, può esserne solo che felice, perché è una società che è solida, che lavora molto bene, che in questi anni ha raggiunto degli obiettivi, anche se ne ha sfiorati alcuni, ma l'ha fatto comunque in poco tempo. E la storia insegna che comunque ci sono tante squadre che gli obiettivi che ha raggiunto Udine, non so in quanti anni sono riusciti appunto cioè a raggiungerli. Quindi secondo me è una società che ha fatto un grandissimo lavoro e che sta continuando a farlo. Io penso che tutti i tifosi debbano essere molto contenti di avere una società così gestita in questa maniera, perché parlando da giocatore uno non può che trovarsi bene. Giuseppe Pisano, Messaggero Veneto. Ciao, benvenuto a Udine. Ciao, grazie mille. Volevo chiederti qualcosa in più anche sulla partita di domenica a Paradosso. Tu hai giocato diversi anni in Serie A, hai giocato in questo impianto che è un tempio della pallacanestro italiana. Che clima vi aspetta? Sicuramente un clima un po' ostile, diciamo. Il Paradozza è molto famoso per i suoi grandi tifosi e io ho avuto già il grande piacere di giocare lì. Sarà una partita, secondo me, molto dura sull'aspetto mentale. Quindi dobbiamo essere pronti all'impatto che ci sarà, perché alla fine è appunto questo. La Fortitudo è inoltre una squadra preparata che viene da due sconfitte, quindi farà di tutto per provare a portare a casa i due punti davanti al loro pubblico. Sicuramente ci saranno degli alti e bassi, ma noi dobbiamo essere pronti e consapevoli che sarà una partita tosta da non mollare mai. Disturbo i colleghi, faccio una seconda domanda extracampo. Io so che tu sei anche un imprenditore e hai aperto recentemente dei campi da padel nella tua Aprilia. Sì. Come convivono queste due anime, giocatore e imprenditore, e
sei coinvolto qualche un nuovo compagno di Udine in questa avventura di fare qualche partita? Io sono un giocatore di basket, imprenditore, secondo me sono altre persone, però ti ringrazio per il grande complimento. No, sicuramente è un progetto che avevo in mente da diversi anni. Ho avuto il grande piacere di farlo con un amico, oltre che un socio, e l'ho fatto nella mia città di Aprilia. È uno sport che mi piace perché io durante il tempo libero, fuori appunto dal campo da basket, è uno sport che io faccio con molto molto piacere, quindi è molto divertente. E so che comunque alcuni gli piace giocare a paddle all'interno della squadra, e sicuramente magari quando avremo un po' di tempo avrò il super piacere di farci qualche partita, quindi speriamo che questo sport vada appunto si diffonda sempre di più, perché vale la pena giocarci. È uno sport che è di grande trend in questo periodo, soprattutto a Roma, nel Lazio, che è spopolato veramente negli ultimi anni. Alberto, vedendo un po' l'atteggiamento che hanno avuto sia Diego che Alessandro Gentile, arrivati in corsa nei confronti di questa squadra, c'è veramente da essere più che soddisfatti. Si sono messi a disposizione giocatori che, ricordiamolo, arrivano dalla Serie A. L'atteggiamento e la strada intrapresa sono sicuramente quelli giusti. Sì, certamente. Allora, io me la sbrigo così, faccio una considerazione che è poco tecnica, ma credo che possa contare forse anche più di una parte tecnica. Mi ha fatto piacere che hai nominato anche Alessandro Gentile, che abbiamo presentato la settimana scorsa, quindi mi piace accomunare Alessandro e Diego in questo fatto. Sono due ragazzi che hanno un sorriso, che hanno una linearità di comportamento, che hanno positività, che emanano positività. E chiaramente in una situazione abbastanza delicata questo aspetto risalta ancora di più. Quindi mi è facile dire che questa è una cosa che serviva in questo momento, ma al di là di questo a me personalmente piacciono le persone di questo genere, ho sempre apprezzato in carriera giocatori / persone, ragazzi così, perché credo che siano veramente un valore aggiunto nella squadra. Dopodiché è chiaro che poi i capelli bianchi non per nulla, e quindi so benissimo che non basta questo, non basta un sorriso, non basta la positività per raggiungere obiettivi, ma certamente aiuta molto, aiuta a creare il clima giusto. Quindi in questo senso sono stati due innesti, diciamo, positivi. Aggiungo un'altra cosa, anche questa una considerazione che è poco tecnica, ma ascoltando, come dire, molte domande come quella che ha fatto Pino, ma anche in precedenza, noto quasi una preoccupazione a dover andare a giocare al Paladozza, e Diego ha risposto nel modo sicuramente più corretto possibile, ma è giusto che anch'io ricordi che un Paladozza moltiplica le forze di chi gioca in casa, ma anche se non soprattutto di chi gioca fuori. Quindi in questo senso ci aspettiamo sicuramente una bella partita, perché sarà una delle situazioni più emozionanti, più vibranti sulla pelle dei nostri giocatori nel corso di tutta la stagione. Quindi se vogliamo ottenere qualcosa a fine stagione, sicuramente tutto ciò passerà per dimostrare questo in una partita come questa. Quindi sono particolarmente ansioso di giocare, ansioso nel senso di non vedo l'ora di giocare questa partita, perché sono assolutamente convinto che daremo individualmente di squadra il nostro meglio sotto questo punto di vista, per i motivi che ho poc'anzi detto. Ricordiamo anche delle bellissime vittorie avvenute in passato proprio in quel palazzetto per la PU. Ci sono altre domande, curiosità per Diego, Stefano, Pontoni? Il progetto APU per te è un progetto che si limita da qui a vedere poi come vanno i playoff, se nella stretta di mano, cioè, di dire stiamo facendo un po' di anni fino a raggiungere un certo obiettivo. Ma io penso che sia importante affrontare quello che appunto ci sarà, nel senso che è ovvio, io mi auguro con tutto il cuore che riusciamo quest'anno, diciamo, a raggiungere degli obiettivi, quindi
Per me sarebbe un grande piacere avere la possibilità di avere una continuità nel progetto, ecco. Però diciamo che ora dobbiamo pensare a fare il meglio possibile all'interno di questa stagione. Barbara, per correttezza devo anche certo. aggiungere che, per far sapere anche a tutti voi, che comunque l'accordo con Diego è pluriennale, fermo restando che poi i termini verranno esplicati al termine della stagione. Okay. Ci sono altre domande che volete rivolgere a Diego? Se no, direi che possiamo chiudere di nuovo tornando sulla prossima sfida di domenica. Di fatto rappresenta anche un scontro diretto per la PU, già vinto in casa lo scorso 6 novembre. Adesso si cercherà il bis, come abbiamo detto, in un palazzetto che ovviamente sarà piuttosto ostico anche per la nota rivalità. Di sicuro la PU potrà contare comunque sulla porta dei suoi tifosi, sono numerosi quelli che si sono già prenotati per esserci contro la Fortitudo, questa tra l'altro è stata una costante in questa stagione fin dall'inizio, e adesso questa è una partita che in termini di classifica può veramente valere doppio. Sicuramente sì, diciamo che per come è anche la classifica, ogni partita per noi al momento deve valere doppio e vale doppio. È ovvio che se dovessimo andare a fare il risultato sarà un super risultato, quindi è quello che vogliamo fare, è quello che stiamo cercando appunto di appunto lavorare nel miglior modo possibile per affrontare la partita al meglio. Noi ricordiamo che il prossimo appuntamento casalingo dell'APU All Wild West Udine sarà domenica 5 febbraio alle 18 contro Staff Mantova. In settimana è già stata aperta la prevendita, come sempre, attraverso il circuito Viva Ticket. Online le rivendite autorizzate, trovate tutte le informazioni sul sito apudine.it, quindi mi raccomando, prenotatevi un posto, perché l'ultima volta che abbiamo giocato in casa contro Rimini, domenica, veramente c'è stato un colpo d'occhio eccezionale con più di 3.300 spettatori. Alberto, vedere questa risposta da parte dei nostri supporters rappresenta quella motivazione in più, se mai dovesse servire, però insomma è sempre un aiuto in più. Sì, certamente già il nostro presidente Alessandro Pedoni in settimana ha sottolineato, ha dedicato una fetta importante delle sue considerazioni proprio qui a questo tavolo riguardo a questo aspetto della nostra stagione, che è certamente in questo momento sul podio delle opportunità. Ecco, quindi è una cosa di cui essere fieri, ed essere orgogliosi, deve essere sicuramente prodromo poi di soddisfazioni future che a questo punto siamo noi in grado e in obbligo di voler dare a tutti quelli che ci seguono in maniera così massiccia. Quindi le presenze al palazzetto, ma anche l'interesse latente che si sta sviluppando in città, che possiamo toccare con mano anche in qualsiasi tipo di manifestazione o anche in qualsiasi tipo di uscita e camminata lungo le strade cittadine. Ecco, è chiaro che sappiamo di avere ancora un tratto di strada da percorrere in questa stagione, sappiamo che sarà in salita, un po' la salita l'abbiamo resa impervia anche noi preventivamente, quindi dobbiamo cercare di renderla più consona da ora in poi alle nostre qualità e fare in modo che poi possa essere come dire un po' meno ripida nella fase finale, che possa poi permetterci di portare a termine soddisfazioni. Per ora parliamo di soddisfazioni, però non dimenticatevi che già io personalmente a inizio stagione ho detto questa squadra potrà essere giudicata quando sarà diventata realmente squadra con la S maiuscola. È chiaro che abbiamo avuto queste vicissitudini, forse squadra non lo siamo ancora in senso compiuto, abbiamo ancora del tempo per in questa direzione, cerchiamo di sfruttarlo al meglio.
Io saluto e ringrazio il direttore tecnico dell'area sportiva Alberto Martelossi, saluto anche tutti i colleghi che sono intervenuti, tutti gli amici che si sono collegati quest'oggi dalla pagina Facebook a Udine, dal canale YouTube a Udine TV. Un saluto e un grossissimo in bocca al lupo per la sfida di domenica a Bologna e per il prosieguo della stagione a Diego Monaldi. Evviva il lupo e grazie mille. Grazie a tutti e rimanete sempre sintonizzati sui nostri social per i prossimi eventi live. Buona giornata.